In giro per la città se ne possono contare 300 di recente piantumazione. Le piante sono elementi preziosi, possono aiutare a far fronte al problema dell'inquinamento atmosferico e piacciono in particolar modo all'amministrazione e all'assessore all'ambiente Ilaria Segala. Dopo le giornate di Mobility Day, pensate per ridurre l'inquinamento ed educare i cittadini ad una mobilità sostenibile, ora si passa alla pratica anche per quanto riguarda i polmoni verdi in città. Chiaramente non sono le ultime, ma sono soltanto le prime e non sono soltanto queste. Le donazioni sono molte, sia da enti privati e pubblici che stiamo ricevendo, e stiamo facendo proprio un programma preciso di piantumazione in tutta la città. In particolare ci concentriamo anche su Verona Sud, un luogo che è stato veramente sacrificato ultimamente dalle nuove costruzioni, dal traffico, e per il quale abbiamo bisogno di piantumare molti alberi. Infatti molto spesso anche gli alberi previsti dalle nuove ammortizzazioni sono stati invece o monetizzati o spostati altrove. Appunto perché le piante sono l'elemento che può aiutare di più proprio nella lotta all'inquinamento. Certo, ci aiutano proprio relativamente alle polveri sottili a trattenerle e quindi chiaramente sono uno strumento efficacissimo. 13 di queste sono state sistemate a Porta Palio, ma altre si potranno vedere in diverse zone della città, specie in quelle che risentono di più dell'inquinamento dell'aria. Il progetto di piantumazione è realizzato in collaborazione con AMIA e altri soggetti, anche privati.